Autoritratto con Cristo Giallo è un particolare esempio di quadro nel quadro, in cui Paul Gauguin si dipinge accanto a due suoi lavori, realizzati l'anno prima. Conservato al Musée d'Orsay, è da molti ritenuto un'opera manifesto. In primo piano, l'artista posiziona se stesso, con il busto ruotato di tre quarti, ma con il penetrante sguardo che interpella l'osservatore. Alle sue spalle, da un lato, c'è il celebre Cristo Giallo, che con il pittore condivide gli stessi tratti somatici. Il braccio di Gesù è steso sopra la testa di Gauguin e, nonostante la magrezza, sembra volerlo proteggere. Dall'altro c'è il vaso autoritratto a forma di testa grottesca, che con uno stile primitivo ripropone il viso del suo autore. La scelta non è casuale. Quello che il pittore ha realizzato è un triplo autoritratto, in cui emergono le sfaccettature del suo animo. Dovete infatti sapere che per Gauguin sono anni difficili, fatti di ristrettezze economiche e di un successo artistico che non arriva, e questo quadro lo riflette indirettamente. La figura di Cristo sofferente rappresenta i suoi dispiaceri in questi mesi, in cui nessuno lo apprezza come artista. Mentre il viso nel vaso rimanda alla forza primordiale dell'artista, che vuole continuare a dipingere, nonostante tutto e nonostante tutti. Stilisticamente la tela appartiene al sintetismo di Gauguin. Lo vediamo dalla linea scura che marca i contorni in modo netto e dalle campiture che si fanno più ampie e piatte. Di conseguenza anche la scena risulta appiattita, perché la profondità viene ridotta al minimo. In ultimo, ricordiamo che il colore giallo scelto per il corpo di Cristo è di natura simbolica. L'autoritratto come espressione di sé ritorna spesso in Gauguin. In particolare, lo stesso viso lo vediamo anche nel famoso autoritratto con aureola, un dipinto che richiama al potere magico e creativo dei pittori.